Ciao ragazzi, io sono Red e benvenuti in questo nuovo incredibile gameplay. Oggi giochiamo a Padova, in particolare nel campo dei Save, in questo water park abbandonato di cui a breve vedrete le immagini. Alla giocata non eravamo presenti solamente io e War, ma c'era anche il buon Rico e Holman del canale Sat. Mentre il gameplay pian pianino comincia a scorrervi sotto le mie parole, vi faccio un paio di premesse. Prima di tutto, allora, il microfono con cui sto registrando purtroppo è un monodirezionale, il che significa che sentirete la mia voce, se l'ascoltate da cuffietta, solamente da sinistra. Mi dispiace, ne ho già ordinato uno nuovo in modo tale che io possa fare i voiceover sul gameplay in maniera comoda, per questo vi deve andare così. Quindi se ascoltate il video con le cuffie, purtroppo arriverà solo da una parte. Ultima piccola cosa, poi vi passo a parlare degli obiettivi della partita, cosa dovevamo fare, eccetera, 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 è che purtroppo c'eravamo solamente io e War della nostra squadra ufficiale, i Parabellum. Questo non ci ha permesso ovviamente di fare chissà quali grandi kill, siamo riusciti però comunque a fare un sacco di azioni molto fighe, grazie anche alla squadra di supporto che ci è stata fornita. Ci sono un sacco di eventi belli interessanti, un sacco di scontri interessanti. Prima però di lasciarvi godere a pieno tutto questo, vi spiego come funzionava questa giocata. Vi riassumo brevemente gli obiettivi della giocata e quello che dovevamo fare. Prima di tutto, entrare all'interno di questa zona di guerra, all'interno delle quali solo il nostro team era alleato e tutti gli altri andavano trattati come elementi ostili, e trovare una chiave che ci permettesse di andare ad aprire un baule, per l'appunto, o più bauli per la precisione, all'interno del quale potevamo trovare le casse di munizioni e le nostre munizioni, in quanto all'inizio si poteva partire solamente con colpi contati. Questo trovo sia una cosa veramente molto interessante, perché non solo obbliga i giocatori ad esplorare bene la zona circostante, ma anche a non poter sparare come degli ossessi sin da subito. Qui, come vedete, ho intravisto qualcuno dalla parte opposta del campo, decidendo di ingaggiare anche se nettamente fuori tiro, mentre qui invece trovo due bei pollastri che si erano appollaiati all'esterno. E... Doppia! Gustoso! Sì! Qui esulto come una scolaretta. Nel mentre decidiamo di spostarci verso la piscina, ovvero il complesso principale che si riesce a intravedere da questa finestrella e che dopo vedrete in tutta la sua magnificenza. Okay. Torniamo in posizione. Questa è la parte boschiva che collega i due palazzi, permette di aggirare dal bowling e arrivare direttamente alla piscina senza essere visti e senza passare ovviamente in campo aperto. Io e Rico ci occupiamo di ripulire il primo piano, mentre il resto della squadra fa in modo che dal piano terra nessuno ci possa dare dei problemi, né da fuori né da dentro. Mi alzano di sopra noi? Passo avanti? Ovviamente sempre controllare gli angoli, lì davanti intravedo qualcuno e comincio a muovermi perché sento puzza di tango. Sono andato dentro troppo audace e il ragazzo appollaiato sulle scale mi ha preso in pieno. Qui potete vedere come i compagni della ragazza la stiano curando, perché in effetti c'era la possibilità di curare i compagni caduti fino a due volte applicando una benda sulle ginocchia del compagno caduto, per l'appunto, ed era anche possibile curarli fino a una terza volta, ma questo poteva essere fatto solamente dal medico di squadra. Visto che non avevo clip di io che mi faccio curare decenti, vi faccio vedere questa di War, che dopo essere stato colpito si fa salvare dalla bella infermierina Red. Si poteva ovviamente spostare i compagni feriti, qui infatti prendo War, lo metto al sicuro e comincio a mettergli una bellissima bendina. Qui c'è un taglio brusco, ci siamo ritornati a curare e ci siamo spostati verso il bowling, perché il resto della nostra squadra ci ha comunicato che avevano trovato per l'appunto la cassa di munizioni, che a questo punto della partita cominciavano ad essere essenziali per poter proseguire a spararci addosso. Andi qua. Siamo obbligati ad attraversare in campo aperto, dandoci copertura a vicenda, perché cerchiamo di raggiungere la fantomatica cassa di munizioni.
abbiamo contatti al bowling. Ecco qua ragazzi, sembra Natale. Io e Wario riusciamo a recuperare parte dei nostri caricatori perché gli altri erano nascosti sempre in un'altra scatola che dobbiamo ancora trovare. Ci limitiamo a caricare e siamo pronti per ingaggiare di nuovo le squadre. Questo piccolo segmento l'ho lasciato per farvi vedere come sono gli ambienti, visto che all'interno di questo purtroppo non ho tante clip di gioco se non al piano inferiore. Qui stiamo cercando di capire dove sono i tango presenti all'interno del complesso per l'appunto, e successivamente ci spostiamo di fuori per evitare di usare le scale ma aggirare del tutto i tango e prenderli da dietro. Eccoci qua, aggiramento riuscito, stiamo ingaggiando già con i nemici alla fine di quel corridoio, siamo al piano inferiore di quello dove eravamo prima, abbiamo deciso di non combattere lungo le scale perché sarebbe stato svantaggioso e vi lascio un pochino allo scontro che è molto interessante. Non lo so. E giriamo, sì. Dobbiamo passare larghi. Qui mi sono messo letteralmente a strisciare sul pavimento per poter passare sotto agli scivoli e avvicinarmi alla stanza da cui avevo visto che mi stavano ingaggiando i tango. Questo e molto altro pur di ottenere quelle deliziose kill. Qui ho causato veramente una smirata orrenda, ho fatto un prefire che non andava fatto, ma fortunatamente poi mi redimo. Aspettando il resto della squadra, ovviamente i compagni del ragazzo che ho tirato giù lo rialzano, ricominciamo a spararci. Una volta che riesco a mandarlo dentro al suo piccolo buco, provo una strategia alternativa. Qui, non aspettandomi che ci fosse così tanta gente, decido di ritirarmi per riprovare ad attaccare dopo un po' di tempo, sperando che la loro soglia di attenzione sia di nuovo tornata a calare. Cambia barre tra me e il ragazzo, non mi aspettavo che mi pushasse così violentemente, ma forse War può salvare la situazione. Anche War finisce con fare uno scambiabare e l'unica cosa che c'era da fare è guardare Enrico ballare. Enrico Softair. Adesso vi lascio a questo bellissimo assalto che abbiamo fatto alla piscina, dove ci spostiamo di partita in partita come dei falchetti. Tirando dal muro di lato. Tirando a sinistra, attenzione! Vai, vai.
Aspetta. Siete voi, rosso? 1, 2? Ok. Questa è una cosa molto importante da fare, ovvero io chiedo 1, 2 e mi viene risposto 1, 2, che era la nostra password. Questo è un modo per essere sicuri che le persone che avete davanti non siano nemici. Ottima cosa da tenere, soprattutto in ambienti urbani come questi, dove è facile non capirci più niente e rischiare di colpirsi a vicenda. La situazione sotto com'è? Ce n'è uno morto, eh. Sembra pulita. Ti vengo dietro. Di qua non ci dovrebbe essere nessuno. Gli spingo. Esatto, pronto? 3, 2, 1. Qui ultimo taglio brusco, torniamo dove eravamo prima. Io intravedo tra la boscaglia i piedini di due fortunati vincitori del premio. A chi sparo ai piedi? Qui comunica War che ho effettivamente fatto due tango in maniera molto goliardica. Ricarico e le clip terminano qui. Ok, siamo arrivati alla fine del video, volevo salutarvi in questa inquadratura orrenda, scusatemi, purtroppo lo sto facendo dal mio bellissimo domicilio. Volevo ringraziare nuovamente i Save per aver ospitato la giocata, è stata veramente incredibile, sono stati gentilissimi anche tutta l'organizzazione che è stata fatta per una giocata che comunque poteva essere al pari di una giocata domenicale per loro e non quella di un torneo, è veramente lodevole. Quindi grazie mille ai Save, grazie mille al canale Sat, al buon Oldman che ci ha veramente coccolato come se fossimo delle piccole star. Presto ne vedrete delle belle, vi dico solamente questo e il resto solamente il tempo potrà svelarlo. Mi torno a scusare per l'audio, purtroppo faceva veramente cacare e non ci potevo fare niente, purtroppo ho già ordinato il microfono perché questa domenica torniamo a giocare là e sono abbastanza convinto che farò un altro bel video gameplay. Quindi rimanete sintonizzati sul canale, vi ricordo che in descrizione trovate il link del Monopoly Software Shop, il negozio che mi sponsorizza e mi permette di fare questi incredibili video e da cui io compro tutta la mia incredibile attrezzatura, compreso il mio fucile, ovviamente la mia bellissima pistola. In descrizione trovate anche il nostro Instagram, siamo amico del negozio, veniteci a seguire, pubblichiamo un sacco di contenuti e non ve ne pentirete, ve lo assicuro. Detto ciò, io vi ringrazio di essere stati qui con noi in questo stupendo sabato, ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere like e condividere il video, noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo incredibile video. Stay hungry!